Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò di 5 anime d'azione prima compiuto almeno 10 anni. Prima di iniziare vi spiegherò cosa è un anime. Un anime è un cartone animato giapponese, non solo per bambini, ma per tutte le età, con moltissimi generi tra cui scegliere, ad esempio romantici, sportivi, scolastici e tanti altri. Incominciamo con One Punch Man. Il protagonista, Saitama, è un disoccupato che viene rifiutato dall'ennesima azienda e mentre ritorna da uno dei suoi colloqui di lavoro, vede un bambino attaccato da un uomo granchio. Lo salva, venendo ferito gravemente, e da questo momento decide di allenarsi per diventare il più forte e salvare l'umanità dai mostri. Durante il suo percorso d'eroe lo vedremo costantemente annoiato ed in cerca di un avversario sempre più potente. Il secondo è Sword Art Online. La storia incomincia con Kirito, un beta tester di un gioco di ruolo virtuale, da cui prende nome il titolo, che al rilascio di questo entra in una torre dove lo scopo è di superare tutti i 100 piani, in cui alla fine di ognuno c'è un boss da sconfiggere. Ma appena fatto l'accesso, il creatore del gioco dice a tutti i giocatori che se dovessero morire all'interno della torre, morirebbero anche nella vita reale. Negli episodi si vede Kirito che affronta i labirinti pieni di mostri, cercando di superare i piani per poter ritornare alla vita normale. Il prossimo anime è My Hero Academia, a 4 stagioni, in cui si vedono le avventure di Izuku Midoriya in un mondo in cui gli eroi devono sconfiggere i mostri. Il protagonista è un ragazzo che sta per finire le scuole medie e ha il desiderio di essere un supereroe. Però, sfortunatamente, lui è nato senza alcun superpotere, ma vede gli eroi come idoli ed è documentatissimo su tutto ciò che gli accade. Un giorno, un suo compagno di scuola è in pericolo e lui, nonostante essere senza poteri, cerca di salvarlo attirando con la sua forza di volontà e determinazione l'attenzione del più grande supereroe al mondo. Il quarto anime è Hunter x Hunter, secondo le classifiche il miglior anime per ragazzi adolescenti. Inizia con Gon Freecss, un ragazzino orfano che giocando nel bosco si trova in pericolo, ma viene salvato dal discepolo di suo padre. E dopo aver scoperto da lui che suo papà è un Hunter, decide di diventare uno di essi per cercarlo. Un Hunter è una persona diventata parte dell'associazione omonima, avendo superato l'esame. È un combattente e può decidere, dopo aver passato le prove, di specializzarsi in una delle tante categorie. L'anime vede Gon e i suoi amici diventare più forti mentre affrontano insieme molti pericoli. Mob Psycho 100 è l'ultimo della lista. Il protagonista è Shigeo Kageyama, un timido ragazzo delle medie, possessore di potenti poteri paranormali, che però, a causa di avvenimenti passati, non usa per paura di poter perderne il controllo. L'anime mette in evidenza Shigeo, il conflitto con i suoi poteri e i pericoli che affronta insieme ai suoi amici. Questi sono 5 anime che più mi piacciono. Diteci quelli che piacciono a voi e adesso una piccola sfida. Provate a ricordare il nome di almeno 2 protagonisti degli anime che vi ho parlato e la trama del terzo anime della lista. Buona visione, ci rivediamo al prossimo video.